Quindi il sangue volava, chi è, però era... Cioè, le condizioni del paziente l'hanno dovuto per forza portare in ospedale. Sono distrutto da questa parte. Vabbè, eravamo carichi prima di partire, no? Certo, carichissimi per Triathlon Sprint Città di Tirrenia. Adesso è l'ora di entrare in zona cambio e prepariamo tutto. Sistemiamo il rapporto giusto per partire dopo in gara. Pettorale numero uno per me oggi. Vabbè, perché in realtà forse dovevano riciclare i pettorali dell'anno scorso che gli erano avanzati, e quindi il primo, il miglior ranking, aveva il numero 211. Quindi, vabbè, dai, come se avessi il numero uno. Esatto, ranking 1, quindi grande responsabilità, vediamo cosa combineremo. Vediamo Jacopo sistemare le scarpe. Anche io, che devo ancora imparare se vanno a destra o a sinistra, però... Olio sulla muta per farla entrare meglio, ma soprattutto per farla uscire meglio quando saremo in T2. In T1. Io mi volevo mettere la muta con la mascherina. C'ho la mascherina al braccio, mi volevo mettere la muta con la mascherina. E adesso un piccolo riscaldamento, anche se i giudici stavano già brontolando perché era il momento del briefing. Due bracciate andavano fatte per forza. Comunque con la muta sembriamo grossissimi. Sì, sì, muta spaziale. Cioè, dicevo, la cosa interessante è che eravamo divisi in due batterie. La prima batteria, cuffie gialle, erano i più forti e sono partiti per primi, e c'era Luca e suo fratello in questo gruppo. Mentre la seconda batteria, dove ero anche io, era quella degli scarsi, diciamo. No, no. Vabbè, dai, io non avevo ranking, Esatto. Comunque nel triathlon c'è un ranking che si guadagna di anno in anno. Bisogna fare almeno due gare di una stessa distanza per avere un ranking a livello italiano. Io, essendo il primo anno di triathlon, non avevo mai fatto uno sprint e quindi partivo nella seconda batteria, di quelli più lenti, tra virgolette. Con le cuffie gialle, secondo gruppo dove c'era Jacopo, cuffie arancioni a un minuto circa di distanza. Sì. Era la prima gara che facevo in gruppo e quindi mi sono divertito un sacco nel nuoto, perché superavo un sacco di gente, un sacco di botte, gente che mi tirava. Certo. Sì, mi sono divertito nella parte del nuoto. La tonnara iniziale è sempre l'emozione. La tonnara. Ci siamo, 750 metri nuoto completati, uscita dal nuoto. Hai rimesso bene, eh? Sì, sì, qui ero, vediamo me con il body rosso, mi sono appena tolto la muta. Sì, 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 tanta roba. Ecco Borgiannino. Mio fratello. E poi adesso sono io. Ah, ecco. Questo sono io che rischio di cascare subito appena uscito dall'acqua. Addio, no. No. Rimedia e via tutta in zona cambio. Eccomi, arrivo in zona cambio, corsa dal nuoto al T1. Vabbè, l'avevi già staccato, sta agonizzando. Vabbè, qua stavi tirando te, eravate in tre nel gruppo di testa? Esatto, gruppo di testa, alla fine siamo andati via in tre. Quanto li davate i cambi? Ma più o meno cambi regolari ogni 30-40 secondi. Ah, ok. Poi dipende un po', però... Sì, perché se vai sopra i 30-40 secondi rischi di andare in acidosi lattica, no? Esatto, cioè, poi diciamo... Si vede quando cala il ritmo uno dal cambio e sì. Per mantenere la velocità alta. Diciamo che ci vuole collaborazione. Anche io mi ero esatto. Inserito in un bel gruppo e stavamo andando, direi, bene per me. E non ero, penso, troppo indietro rispetto al gruppo di testa. Eccolo, Borgiannino primo dalla bicicletta, ecco, praticamente. Esatto. Luca secondo. E adesso T2. Dobbiamo postare la bici e mettersi le scarpe da corsa. Aia, casca la bici. 5-10 secondi che purtroppo mi rimangerò. Vabbè, succede. Però su queste cose si possono perdere le gare. In uno sprint 5-10 secondi sono fondamentali. Luca, sei partito fortissimo.
Sì, dovevo cercare di dare tutto. L'hai già staccato tutti praticamente. Sì, anche se ho dietro chi mi rincorreva. Cosa pensavate quando non mi vedevate arrivare? Può succedere tutto, magari una foratura o comunque eravamo tanti, quindi magari c'è sfuggito. Vittoria? E invece no. Vi ricordate quando all'inizio della gara vi avevo spiegato che partivamo in due batterie? Bene, Luca era nella prima batteria e quindi era partito un minuto e mezzo prima dei ragazzi della seconda batteria, dove ero anche io. Quindi comunque Luca deve aspettare che arrivino tutti per sapere se ha vinto, perché all'arrivo poi veniva calcolato questo minuto e mezzo di comporto e si faceva la classifica finale. Arrivo del secondo concorrente che poi è quello che ha vinto. Sì. In realtà è quello che ha, perché arrivo del secondo, ma era partito in seconda batteria, alla fine ha vinto lui. Ti ha battuto di 9 secondi. Esatto, tempo finale per me 56 minuti e 02 secondi. Però io ho una domanda. Dimmi tutto. Se tu avessi saputo a un chilometro dall'arrivo che lui era 9 secondi davanti a te, cosa avresti fatto? Bella domanda. Infatti penso che la partenza unica sarebbe stata utile, perché avendo uno... L'avevi accanto praticamente. Esatto. Vedere uno a 9 secondi davanti poteva cambiare anche il mio impegno, però insomma questo è stato il risultato finale e ha vinto il migliore. Ma intanto andiamo a vedere dove ero finito io. Dopo l'arrivo ci stavamo chiedendo dove fosse Jacopo e quindi abbiamo iniziato un po' a chiedere ai giudici, ma per 5-10 minuti abbiamo girato invanamente senza notizie. La dottoressa, per cortesia, in postazione qua alla console. Ha detto che l'hanno mandati via tutti e due, ma non sembra che non ci sia niente. Ma hanno numero e nome? Non ho dovuto per forza portare in ospedale. Entrambi pronto soccorso di Cisternina. Grazie di pronto soccorso. In area Barellati, in attesa di essere visitato. Cosa è successo? Che al secondo giro era un rettilineo abbastanza stretto da fare avanti e indietro, quindi eravamo sempre un po' stretti, soprattutto ai giri di boa. Superandoli, una ragazza mi ha tagliato la strada, mi ha toccato con la sua ruota posteriore la mia ruota anteriore, ho perso il controllo della bicicletta, sono andato tutto sulla destra, credo, non mi ricordo neanche bene, e quelli che erano dietro di me mi hanno investito praticamente e siamo caduti in tre, uno sopra l'altro, un casino, ci siamo arrabattati. Un ragazzo non si è fatto niente, si è alzato, stava bene. L'altro ragazzo, che purtroppo si era fatto veramente veramente male, è rimasto steso per terra. Io sono stato fortunato perché lì per lì in realtà mi sono alzato quasi subito, sono stato un minuto a terra dolorante, poi mi sono alzato e mi sono accorto subito di avere delle ferite tutte sulla parte destra del corpo, avevo un po' di dolore alla testa, quindi mi sono accorto che non avevo più il casco e quindi mi sono reso conto di aver picchiato la testa, e a quel punto mi hanno obbligato ad andare in ospedale. C'è da dire che il percorso in bici era veramente nervoso, infatti strade strette, parecchi giri di boa e quindi molte cadute, non solo Jacopo, ma ogni giro c'era qualcuno per terra, quindi percorso nervoso, stretto, tanti atleti. Infatti durante la gara c'era un'ambulanza nel mezzo e un ragazzo a terra con una maschera di sangue. Purtroppo c'era anche Jacopo coinvolto, il casco e vedete rotto in 3-4 parti, quindi insomma ha preso un bel colpo, mi sa. Il casco mi ha salvato, questo lo possiamo dire. Certo, cioè, il casco. Io lo metto sempre che quando mi alleno, sempre. Certo. Mai una volta, anche, però vedo a volte dei ciclisti che in allenamento vanno senza casco magari. No, mettetevi il casco. La sicurezza prima di tutto. Mi siete fatti anche il gelatone. Mentre esatto. Io ero a soffrire, medicavano, che mi scorticavano con quel cotone. Sì, no, però ero preoccupato, dai. Eri preoccupato, si vede. Mandavo il gelato, guarda, ma... lì, grandi preoccupazioni, quel gelatino. Gelato, ma pensavo a Jacopo. Parte più brutta che ancora devo metabolizzare della caduta è la bicicletta. Le ruote erano partite, le ho riattaccate io, quindi quella che avete visto lì in zona cambio avevo riattaccato io le ruote, però penso che la ruota davanti sia un po' danneggiata. Il manubrio girato completamente e spero che non abbia fatto un danno troppo grosso. Abbiamo prima la premiazione assoluta e poi nel triathlon c'è la premiazione per categoria, in particolare sono categoria under 23. Erano tutti molto preoccupati per me, vedete come
Sì. Questa è la premiazione di categoria, come tutti i vincitori delle categorie. Infatti è bellissima questa immagine che vedete da più giovani ai più anziani, tutti con la stessa passione del triathlon. Come stai? È tutto bene, sono distrutto da questa parte, e però non mi hanno fatto neanche la tacca, la testa, perché... L'altro ragazzo hai visto in che stato? Una maschera di sangue. Cioè anche a me mi hanno portato via col collare, con la spinale, però lui... Cioè io mi sono alzato dopo 3 minuti che sono rimasto a terra perché... per la botta, ma poi mi sono alzato. Lui proprio steso per terra. Quindi niente, poi l'ho rincontrato in ospedale, fortunatamente stava bene. Cioè si era ripreso, gli girava la testa, infatti gli hanno fatto la TAC e... sembra tutto a posto, però c'ha la faccia distrutta, naso rotto, zigomo distrutto. Posso comunque ritenere fortunato. Nonostante, mi dispiace perché secondo me stavo facendo una grande gara. Ovviamente avevo delle ferite, delle bruciature sulla parte destra del corpo, c'erano alcune più profonde. Avevo 2 ferite grosse qui sulle scapole che adesso sono chiuse. Qui sul dorsale che mi faceva malissimo, era praticamente, mi aveva portato via qualche strato di pelle, però faceva un male cane, non so perché. L'avambraccio, la mano e poi l'anca. E l'anca è quella un po' più difficile, che non si sta ancora chiudendo, però diciamo che tutto sommato mi è andata bene. Noi vi salutiamo, ci vediamo alla prossima sfida e vi ricordo che potete scriverci nei commenti se volete vedere qualche sfida particolare, se volete vedere me e Luca in qualche sfida. Ovviamente io prima mi devo riprendere, però poi lo facciamo. Per noi ultima gara di stagione, purtroppo Jacopo non l'ha terminata, però concludiamo così questa stagione 2021 e speriamo nel 2022 ancora più vittorioso. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale. E commentate per suggerirci delle sfide in cui ci volete vedere. Comunque, anche se non ci sono gare, noi d'inverno ci continuiamo a allenare, continuiamo a fare le sfide, quindi aspettiamo i vostri commenti. Ciao. Ciao.